Tanto è un momento importante perché si tratta di una delle scuole più significative nel quadro della ricostruzione del patrimonio scolastico della nostra città. Si tratta di un intervento importante nel quale nell'ambito del quale siamo riusciti a raddoppiare il finanziamento iniziale, che non era assolutamente sufficiente. Inizialmente erano stati stanziati 4.100.000, in realtà la progettazione esecutiva, che ha potenziato anche l'intervento, quindi non solo un adeguamento strutturale ma un adeguamento energetico, impiantistico, una riqualificazione complessiva della scuola, ha portato ad ottenere un finanziamento di 8.000.000 di euro, e questo ovviamente sta a significare che era impossibile fare un intervento prima con le risorse che erano state stanziate. Si è lavorato molto con i progettisti, con la ditta, nel corso di queste ultime settimane, per arrivare ad una consegna che determina, ecco, un passo significativo, un cronoprogramma di 900 giorni previsto appunto dal piano dei lavori, ma con l'obiettivo di ridurre anche questa tempistica. Con la ditta ci siamo già sentiti, abbiamo già condiviso un percorso, ma il vero obiettivo è quello di allineare la chiusura dei lavori della San Giuseppe con la Savini, che avrà il 14 novembre la conferenza dei servizi e quindi partirà come cantiere nei prossimi mesi, con una tempistica ridotta, in modo tale che la scuola San Giuseppe e la scuola Savini possano essere riconsegnate alla città contestualmente, con un obiettivo politico che ci siamo posti e abbiamo raggiunto, cioè quello di lasciare le scuole in centro e non delocalizzarle come è stato fatto magari in altre realtà, perché è stata una scelta chiara anche a seguito di una richiesta da parte della comunità, della città, ma di una convinzione importante, che è quella di valorizzare il rapporto tra il centro storico e le scuole.